Possiamo parlare, finalmente. Finalmente parliamo. Allora, volevo dirvi un paio di cose che sono successe. Come ho già detto prima, mi sono preso una pausa di 2 settimane. Uno, perché è estate, volevo godermi un po' di vacanza, passare un po' di tempo con Mary, quindi a.k.a. per la fregna. Ho dovuto staccare un attimo Twitch perché sono andato un po' in mental breakdown. Ho provato, come sanno tutti quanti, a fare la schedule. Dalla, grazie mille, benvenuto. E Reana, grazie per i 2 mesi. Anche Gabrielone, 16 mesi sono tantissimi, bello, bentornato. Ho provato a fare una schedule che non ha retto, perché ho provato a farla nel momento più sbagliato, ovvero quando stavo mezzo in crisi. Ero in uno di quei periodi in cui non pensavo lucidamente. E solitamente quando sto in questi periodi ho delle idee, dei pensieri malsani che non vorrei fare. Perciò ho dovuto prendere un attimo di pausa per questo principalmente, e per la seconda, per il secondo motivo, che è Fede, grazie per Prime, e Brani, Berni, grazie per i 2 mesi. Sono fatto una vacanzetta, mi racconto anche la vacanza. E mi sono preso anche un po' di vacanza perché ho iniziato ad odiare Twitch. Che significa odi Twitch, Simone? Che cazzo significa? Senso come frase? Ho iniziato ad odiare Twitch. Potete provare ad indovinare perché. Non so perché ho fatto questa domanda. E anche Mr. Pedro, che non volevo più vedere. Io ho iniziato Twitch, poi ho iniziato ad apprezzare Twitch e ad usare Twitch come un social. Perché Twitch principalmente è questo. Perché Twitch principalmente è questo. Tutti voi che mi conoscete sapete io il rapporto che ho alla fine con voi. Il rapporto che ho con le live stesse, con la telecamera, con la live, non sono una cazzo di televisione, regà. Non sono una televisione, non penso ai numeri, non penso a questo, penso a quello che mi piace fare. Mi piace andare in live, farmi i cazzi miei, giocarmi ai giochi che mi divertono, fare il marocchino su GTA, fare le interviste del cazzo ai miei amici artisti che stimo, bermi le peroni e stare sereno. Non ho mai pensato a fare soldi, non ho mai pensato a tryhardare il contenuto. Twitch, dopo la quarantena, cosa che ho notato, che è diventato una gara. È diventata una gara. È diventata una gara del cazzo. Tanti streamer hanno iniziato ad avere tantissima fame, e questo qua è, secondo me, super sbagliato. È una cosa in cui io non mi rispecchio assolutamente, che non voglio nemmeno passarci per persona che pensa a questo. Cioè, principalmente Twitch, parliamoci chiaro, è un lavoro, ma di quelli belli. Non deve essere una televisione del cazzo. Il grande mondo dello spettacolo. Un troiaio. Perciò la mia visione su Twitch è diventata... e si è macchiata di schifezza per colpa di questo. Non voglio più andare... ho smesso di guardare Twitch, guardo 2 persone su Twitch al momento, perché ogni volta che apro una cazzo di live sembra che la persona che sto guardando è in competizione con tutti gli altri. Non è una cazzo di competizione. Io ho iniziato le live, ho scoperto quanto mi piacciono grazie a la chat di merda, voi pezzi di cazzo, che è super divertente. La notte non dormivo, accendevo la live, ve lo ricordate? Vado in quarantena, entro in live, mi diverto, stavo a casa. Alla fine è una piattaforma super... parlo di voi, tranne Mr. Petrol. Ciao Petrol, vattene, va, tanto so, vai via. Dissa Omi, no, Omi è uno dei miei migliori amici. Non lo disserei mai, anzi, ne abbiamo parlato anche insieme di sta roba. E ne abbiamo riflettuto insieme. Perciò, boh, non lo so, io regà non voglio, letteralmente, se io vi dico la frase non voglio soldi, è vero. Non voglio soldi. Non ho bisogno di soldi. Sto bene, sono sempre stato bene povero. Sicuramente non mi venderò l'anima, né mi strapperò il cuore per fare 1.000 euro in più al mese. Questo è quanto. E soprattutto non voglio essere visto da voi, non voglio essere visto in generale come uno streamer e basta. Lascio Space Valley e entro nei boosters. Non so che cazzo di senso ha.
paga tutto Diego che è ricco. Diego non c'ha una lira, per poraccio, sta tutto scannato. Perciò non voglio essere visto soltanto come uno streamer, raga. Non voglio essere visto soltanto come uno streamer. Voglio fare anche altro, voglio dedicarmi alla musica. Quindi diminuiranno le ore di Twitch. Non farò più tutti i giorni da tot ora a tot ora. Streamerò quando cazzo mi va e basta.